Vorrei chiederle, quanto sono importanti progetti come Coop Startup per un giovane ragazzo che vuole avviare un'attività di impresa? Per un giovane ogni forma di supporto alle sue iniziative è fondamentale, soprattutto in un paese come l'Italia in cui per quanto lo spirito imprenditoriale sia forte e radicato, le nuove forme di imprenditorialità non sono molto conosciute. Quindi tutto ciò che può essere utile a diffondere, disseminare un modello e anche a far pratica e a far ragionare su quelli che possono essere i possibili strumenti è sicuramente importante. Coop Startup poi, come dire, ha la peculiarità di mettere insieme tutto il nuovo mondo dell'imprenditorialità innovativa, sociale, con dei modelli, come quelli appunto cooperativistici, radicati nella cultura e nell'imprenditore tipico italiano. Abbiamo parlato appunto di supporto alle start-up. Quali sono le maggiori difficoltà che incontra uno start-up nel suo processo di avvio di un'attività di impresa? Ma diciamo che possiamo distinguere tra problematiche tipiche di una startup in tutto il mondo e poi problematiche della startup in Italia. In Italia sicuramente l'avvio, soffre anche di un livello di burocratizzazione molto elevato. Quello che molto spesso si dice e che a mio avviso è errato è che mancano i fondi, manca il supporto finanziario. Questo in parte non è vero, quello che manca è saper richiedere nel modo giusto questi fondi, saper trasformare una richiesta in un documento formale, come per esempio quello del business plan fatto bene, e quindi poter accedere ai fondi. In fin dei conti è lo stesso problema che abbiamo anche con i fondi europei e l'incapacità di catturare al massimo il valore che in teoria potremo sviluppare. Da questo punto di vista, non credo sia molto importante il ruolo che può avere un'università o un centro di ricerca per fare, diciamo, da collante con il mondo delle start-up, il mondo comunque dell'impresa. Sicuramente l'università è uno degli attori che di più può partecipare in questo modello virtuoso. Quello che io consiglio è comunque di pensare sempre ad un modello sistemico, ad un ecosistema di attori, quindi a permettere ad ognuno di svolgere il suo ruolo, le imprese, le università, i centri di ricerca, ma anche l'amministrazione pubblica, le altre imprese e i consumatori stessi. Un mercato, insomma, fatto di una molteplicità di soggetti in grado di produrre valore collettivo. Ultima domanda, quale consiglio lei darebbe a un giovane appunto che vuole avviare un'attività di impresa? Un consiglio proprio. Molto spesso si dice che l'imprenditore è colui che fa più che colui che sa. Questo onestamente è un po' un falso mito, nel senso che bisogna essere preparati, bisogna studiare, bisogna anche studiare le materie, gli strumenti giusti per poter poi trasformare un'idea in un progetto imprenditoriale. Grazie, gentilissimo. Grazie a voi.